piacere di incontrare e intervistare Marina Salamon, amministratore unico di Altana. Marina, ciao, benvenuta su Blogosfere. Parliamo di internet sempre. Internet ha cambiato il modo di comunicare. Siamo nel famigerato web 2.0, si parla di blog, si parla di YouTube, di social life. Ha cambiato anche il tuo modo di comunicare? Allora, internet per me è un'immensa droga lecita della serie che se non mi taglio le mani ogni notte faccio tardi. Però scherzi a parte, allora, a me ha dato solo vantaggi. Esempio cretino, io mi sono trovata con i voli presi per andare a Pasqua a Barcellona con i bambini su internet, direttamente Ryanair comprata e via. Poi non avevo avuto tempo di prendere gli alberghi e di nuovo 8 giorni prima della partenza, una certa notte alle 2:15 mi ci sono buttata sopra e ho chiuso sti alberghi su Barcellona e dintorni. E siccome partivamo in 6, bisognava trovare tante camere. Tac, tac, pronti via. Mi sono permessa il lusso di passare le istruzioni di pagamento alla mia assistente dicendo: domattina beccali al volo che la disponibilità alle 3 di notte c'era, fai tu e chiudimi questi pagamenti che ci perdo 20 minuti sopra. Ma certo che mi ha cambiato la vita positivamente. Per quanto riguarda i ragazzini, potrebbe essere un'esagerazione perché, per esempio, un mio figlio di 14 anni mi ha detto: non mi riesce un quadro economico e politico dell'India, una ricerca da consegnare. Quando gli ho detto: dove hai beccato? Ovviamente da internet. Gli ho detto: ovviamente copia e incolla, no? Sì, certo. Allora, quando gli ho detto: porca zozza, la costruzione di una rete vendita si comincia, non facendo dei copia e incolla, ma provando a incrociare ipotesi, lui mi ha detto: dov'è il problema? Io ho detto: ok, te lo spiego con più calma l'altro giorno. Voglio dire, no, rischiamo un immenso galleggiamento, ma di nuovo immagino starà nel cuore, nella libertà di pensiero nostra. Per cui io giravo per Istanbul con un altro mio figlio ieri, l'altro giorno, e certo siamo entrati in un internet café e ci siamo messi a navigare. Con un ottimo tè alla mela turco, e però eravamo capaci anche di stare seduti sul marciapiede a guardare la gente. Le due cose non erano in contraddizione, non ci eravamo neanche portati i portatili da casa. Avevamo tagliato con le mail private per 2 o 3 giorni, eravamo solo immergerci ai confini dell'Oriente. Ma è solo per dire: ci può stare tutto, no? Ci può stare un libro e ci può stare internet, e soprattutto non dimenticare di guardare gli occhi.